Cosa è stato inaugurato oggi qui presso l'istituto? La Texa, che da tanti anni ha una collaborazione in questa scuola, ha voluto continuare questa collaborazione con questa anche nuova metodologia della diagnostica, trasferita dalle auto, che da tanti anni, dai grandi anche autoveicoli, motoveicoli, TIR, è stata trasferita anche su mezzi di trasporto più piccoli, quale la moto, e nel prossimo futuro anche sulle bike. Lei ha parlato di collaborazioni importanti, per esempio quella con la Confartigianato. Sì, con la Confartigianato quest'anno entreremo in una serie diversificata di collaborazioni, in quanto la Comunità Europea e il Ministero della Pubblica Istruzione hanno consentito dei finanziamenti che si chiamano PON, dei finanziamenti per facilitare un percorso di alternanza scuola-lavoro, offrendo agli alunni la possibilità di esperire direttamente dentro le aziende delle attività di co-working, quindi di trovare dei veri e propri spazi imprenditoriali all'interno delle stesse aziende. Finora l'alternanza scuola-lavoro è stata invece sviluppata come accompagnamento del tutor aziendale, accompagnamento verso una simulazione di impresa formativa. Questa invece nuova modalità di alternanza scuola-lavoro offerta dalla Comunità Europea invece consente di proprio creare degli spazi imprenditoriali all'interno del quale gli alunni sono in grado, gli studenti, di discutere della propria, di inventarsi della propria capacità orientativa imprenditoriale in vista dei nuovi lavori, delle nuove attività o anche della nuova organizzazione di gestione di un'azienda, piccola o media che sia. Questo progetto per noi molto importante di collaborazione con l'Istituto Marconi è un progetto sostenuto con dei fondi europei e oltre che all'attività di diciamo scambio di alternanza scuola-lavoro per i ragazzi presso le aziende, comporta anche una parte di assistenza proprio da parte dell'associazione degli artigiani, ma anche della struttura dell'associazione, per far apprendere l'autoimprenditoria, per affiancare questi ragazzi che molto spesso hanno tutta la parte di conoscenza e di competenza per quello che riguarda la tecnica, ma per quello che riguarda oggi l'organizzazione, la realizzazione di un'impresa, magari hanno difficoltà se non provengono già da una famiglia di imprenditori, quindi noi ci proponiamo di informarli e poi eventualmente di affiancarli in questo percorso.